Ben trovati cari amici di Teletrio. Quest'oggi siamo qui a Faggiano, precisamente in piazza Aldo Moro, per un'iniziativa dedicata interamente allo sport. La giornata dello sport 2019, così è chiamata qui, ed è organizzata dal comune di Faggiano in collaborazione con varie associazioni sportive della comunità. Ne vedremo delle belle sicuramente con questo caldo afoso che non ci fa respirare, ma il divertimento sarà la parola chiave dell'iniziativa. Alle mie spalle stiamo assistendo a una vincente partita di pallavolo. L'associazione che ha organizzato questa partita è Amatori Volley Faggiano, che è guidata dall'allenatore Enzo De Monte, che ormai da tanti anni si dedica a questo sport con grande passione e dedizione. Potete vedere tutti intenti ad osservare la partita e a tifare per la squadra del cuore. La squadra è composta da persone di tutte le età, abbiamo dai 18 ai 25 ai 50 anni, non si dovrebbe dire, ma lo faccio perché appunto in questa maniera vi faccio capire come la comunità di Faggiano sia ben attiva in questo settore dello sport a tutte le età. Non si ponga alcun tipo di limite, perché quando c'è passione, c'è volontà e c'è voglia di fare e di mettersi in gioco, non si conoscono barriere. Presso lo stand dell'associazione ASD All Blacks Bike e siamo qui per intervistare il presidente. Il suo nome? Carafa Dario. Buonasera. Buonasera. Due parole su questa iniziativa. Ogni anno il comune, o penso che debba organizzare il comune, ma non so di preciso, fanno la giornata dello sport, dove tutte le associazioni fanno un po' vedere quello che fanno durante l'anno, e noi facciamo il nostro stand con noi ci occupiamo di ciclismo, mountain bike e strada, BMX, tutto quello che ha a che fare con le due ruote. Quindi stiamo qui, se qualcuno è interessato può venire a chiedere informazioni. Come mai questa passione per le due ruote, come lei ha detto? Quando ero piccolo ero costretto a spostarmi in bicicletta, quindi è rimasta la passione per la bici. Una passione ma anche utile, perché comunque le due ruote servono e inquinano anche di meno. Salutare, fa bene, niente, è piacevole a chi vuole avvicinarsi a questo sport. Grazie per le sue parole e grazie per essere qui. Qui con l'allenatore della squadra Amatori Volley Faggiano, il signor Enzo De Monte, che è dal 74 allena qui a Faggiano la pallavolo, diciamo allena tutti coloro i quali vogliono avvicinarsi a questo sport che per me è fondamentale, ce l'ho nel cuore, ecco perché continuo a farlo. Malgrado purtroppo non abbiamo tante strutture a disposizione, però diciamo che si sta cercando di migliorare anche quelle già esistenti. E io confermo, perché ho giocato con lui, è un allenatore top. Grazie, grazie. Anche lei era una grandissima centrale con la quale, grazie alla quale siamo riusciti a vincere tanti campionati. Grazie.
E adesso siamo qui con il consigliere Giovanni Campa, delegato allo sport. Due parole su questa manifestazione. Sì, buonasera a tutti. Anche quest'anno siamo riusciti ad organizzare la giornata nazionale dello sport a Faggiano. È una giornata riconosciuta a livello nazionale ed organizzata dal CONI. La vera giornata è stata domenica scorsa, il 2 giugno, solo che per la contemporaneità delle comunioni a Faggiano abbiamo deciso di rimandarla a questa domenica. Diciamo che come ogni organizzazione sportiva è molto importante, perché ha lo scopo di promuovere lo sport a livello dei ragazzi, di coinvolgerli e di avvicinarli appunto al mondo sportivo. È una cosa molto importante a cui ci teniamo molto, perché avvicinare i giovani allo sport significa aggregazione, unione tra di loro, imparare a vivere tra le regole. Quindi come amministrazione comunale siamo molto vicini a tutte le manifestazioni sportive, a tutte le società che organizzano danno lo sport a Faggiano. Quindi ci tengo a ringraziare tutti coloro che sono intervenuti in questa giornata e anche chi sempre per motivi organizzativi non è potuto essere qua stasera. Buona giornata dello sport a tutti quanti, quindi. Grazie, quindi diciamo che l'amministrazione di Faggiano attraverso queste iniziative vuole lanciare un appello a tutti, quello di non trascurare il mondo dello sport, perché può essere sia un'ottima valvola di sfogo nella vita e sia può aiutare a far riscoprire i rapporti sociali, i rapporti umani nel gioco e nel divertimento. Certo. Sono completamente d'accordo con quello che hai detto, lo scopo è proprio questo. Va bene, grazie mille. Stiamo osservando ora le partite di calcetto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Faggiano, allenata dal signor Sibilla ed è fino ai 13 anni, quindi si può parlare di calcetto per bambini ancora. Every time Bachi came calling. Back then we just had dreams, constant plans and crazy schemes. Buzzing on life like Ben's a dream, endless future fantasies. Fast forward to today, me and the boys, yeah, we still play. Dreams became reality. Siamo qui nell'area del calcetto e abbiamo qui con noi il consigliere delegato all'agricoltura e al randagismo canino, Mattia Patrono. Mattia, due parole. Sì, qui stiamo svolgendo il torneo di calcio a tre con i bambini, c'è stata una massiccia partecipazione, siamo contenti di questo come amministrazione. E sono praticamente 30 bambini che stanno partecipando e siamo contenti proprio perché di questi tempi, insomma, nell'era dei social è molto importante la partecipazione dei bambini in queste manifestazioni. E niente, siamo contenti della partecipazione. Quindi mi hanno detto che dopo la partita dei bambini l'amministrazione comincerà a giocare a calcio, è vero? Non proprio, cioè, non siamo tutti iper sportivi, insomma, però comunque sia vedremo di organizzare qualcosa in futuro. Tu non sei appassionato di calcio? Sì, io sì, però insomma non tutti, bisogna anche rispettare ciò che gli altri gradiscono. Certo, grazie. Grazie a voi. Abbiamo qui con noi uno dei componenti più importanti della squadra di calcetto, è vero? Sì. Nome e cognome? Vincenzo D'Ippolito. Vincenzo, perché giochi a calcio? Perché è la mia passione fin quando ero piccolo. Ok, quindi vuoi diventare un calciatore da grande? Sì. Va bene ragazzi, mi raccomando, ricordate questo volto perché lo vedrete in TV e sarà super milionario fra qualche anno, io lo so, vero? Sì, sicuro. Ti piacerebbe però? Sì.
Va bene ragazze, è single, non è impegnato, quindi presto sarà un calciatore. Sì. È ambitissimo, perciò venite da me che vi do il suo numero di cellulare. No, sbagli. Ma come no, non dobbiamo cercare la ragazza? Se è bella sì, se no no. Va bene, ho capito, me lo prendo io. Abbiamo qui con noi due bei ragazzi, il vostro nome? Eliseo. Antonio. Che fanno parte dell'associazione della vecchia scuola spartana. Raccontateci un po' della vostra esperienza. Niente, io ho iniziato questo sport per passione, avevo questa passione già da piccolo, ma mia mamma non mi ha mai voluto mandare. Poi ci ho provato a convincerla, ecco, e ci sono riuscito. Adesso frequento questa palestra da un annetto e stiamo combattendo, adesso siamo qui per allenarci. Lui, mio cugino, mi ha seguito. Ho iniziato questo sport grazie a lui, mi è sempre piaciuto, poi mi sono appassionato, anche se mia madre è contraria, però ci piace. Ma perché le mamme sono così contrarie a questo sport? Perché comunque è uno sport che è violento, è uno sport che nuoce alla salute. E molto spesso la mamma preferisce il calcio che a uno sport di arti marziali, in questo caso nella box thailandese. E niente, questo... Quindi le mamme non approvano, però oltre ad avere qualche piccolo pericolo, anche dei benefici, suppongo, come sport. Beh sì, ci sono pro e contro, sono più i contro che i pro, perché comunque puoi provocarti lesioni che puoi provarti, puoi portarti per tutta la vita. E i pro lo fai per passione, perché ti piace. Aiuta a sfogare la vostra rabbia? Sì, molto, molto. Va bene ragazzi, quindi è uno sport che consigliate? Sì, molto, molto. Venite in palestra ragazzi. Senza le mamme, mi raccomando. Siamo qui adesso con una delle mamme dei giocatori di box. Vogliamo sapere perché sei contraria a questo sport. Io all'inizio ero contraria perché pensavo si facessero male, io vedevo già sangue dappertutto, però frequentandolo, vedendo il loro entusiasmo, mi sto facendo convinta, poco poco, niente. Diciamo che guardi anche tu le esibizioni di tuo figlio ora. E mi hanno costretto a guardare un combattimento, avevo il cuore a mille, il sangue era ghiaccio. Però dai, è andata bene, spero che andrà sempre bene. Certo, se le prenderanno qualche volta, però ci sta anche quello per la crescita. Certo, per imparare che nella vita le cadute servono per rialzarsi. Sì, è proprio quello importante, sì. Grazie. E questa sera, a seguito di tutte le esibizioni sportive che vi abbiamo mostrato, presso la Cambusa a Faggiano, in piazza Aldo Moro, ci sarà un'esibizione di una band che vi presento e vi mostro qui. Il cantante ci dirà giusto due parole su quella che è la serata e sulle sue aspettative. Buonasera, sono Fabrizio De Motiva e siamo felici di essere qui a partecipare a questa manifestazione. E ci fa piacere partecipare a queste manifestazioni in ambito sociale. Questa sera andrà in onda I migliori anni in rock, uno spettacolo adatto a tutta l'età. Andremo a prendere i brani di anni 60, 70, 80, 90, insomma ce n'è per tutti i gusti e li arrangeremo a modo nostro. Fantastico ragazzi, posso chiedervi il vostro nome? Vincenzo, batteria. Mimmo, basso. Vabbè, Fabrizio, voce. Greg, tastiere. Durando, chitarra. Graziana, nuova componente di questa band, ragazzi, mi accettate? Sai cantare? Sì, sono una cantante, diciamo. Livello dilettantistico, però. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Amici di Teletrio, anche oggi siamo giunti al termine del nostro servizio. La serata qui in piazza Aldo Moro è ancora lunga. E però volevo presentarvi prima di chiudere una nuova collaboratrice di Teletrio. È un po' timida, però eccola qua, sono riuscita a convincerla. Dici almeno il tuo nome. Andrea. Andrea sarà con noi per tutto il resto dei servizi. Speriamo di aumentare i membri della nostra squadra, del nostro team e di acquistare persone motivate ed appassionate per crescere sempre di più. Grazie a tutti, a voi che ci seguite con amore e con passione. Al prossimo servizio!